Fine d'anno col botto sicuro anche in Abruzzo. I consigli di Ernesto Grippo dell'Associazione Nazionale Comandanti di Polizia Municipale. C'è una circolare ministeriale indirizzata ai prefetti, i quali si rivolgono a loro volta ai sindaci per sensibilizzarli in materia di ambiente, di animali, soprattutto di bambini e di pubblica incolumità. Ci sono poi dei sindaci che emanano apposite ordinanze. Sì, ci possono essere apposite ordinanze che possono prescrivere limitazioni ulteriori. Comunque le limitazioni che finora ci sono quelle di non utilizzare i fuochi pirotecnici di qualsiasi tipo in luoghi dove ci sono assembramenti di persone, a meno di 100 metri da case di riposo o case di cura o ospedali, a meno di 100 metri da luoghi come boschi o comunque aree protette, aree monumentali, aree storiche. La notte del 31 i fuochi devono essere fatti non oltre le 2 di notte e comunque è fondamentale ricordare che non si possono utilizzare i fuochi d'artificio sulle terrazze o sui balconi. Ci sono poi, mi diceva prima, quattro categorie. Sì, innanzitutto assicurarsi che quel prodotto abbia il marchio CE o in alternativa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno con il numero di protocollo. Il prodotto poi deve avere il nome del prodotto, il produttore, il paese produttore, l'importatore e il peso netto della massa attiva esplodente. E la categoria, sono quattro le categorie di fuochi pirotecnici. La categoria F1, che può essere utilizzata da qualsiasi persona al di sopra dei 14 anni, che può acquistarlo liberamente nei negozi autorizzati, l'F2, che può essere acquistato soltanto da maggiorenne in possesso di documento di identità e che può essere utilizzato all'esterno di edifici e in spazi comunque confinati, l'F3, che può essere utilizzato soltanto da persona in possesso di porto d'armi o di autorizzazione del questore, e l'F4, che può essere utilizzato soltanto da soggetti in possesso di relativa abilitazione. Diciamo per concludere, comandante, che basta un po' di buonsenso. Sì, il buonsenso è proprio quello che il capo di gabinetto Piantedosi scrive nella sua circolare, invitando e ricordando soprattutto tutti i cittadini che i fuochi d'artificio comunque danneggiano gli animali e la loro salute. Possono danneggiare i bambini, possono danneggiare coloro che ne fanno uso e quindi l'invito è quello a utilizzare soltanto diciamo, prodotti che non fanno rumore, fanno soltanto scenografie e fanno soltanto colore. L'ultima, attenzione a raccogliere poi eventuali scarti per terra. Assolutamente tutto ciò che si rinviene a terra in questi giorni, soprattutto all'indomani della notte del 31, deve essere lasciato lì perché il rischio è altissimo.